Konnichiwa cari giappo amici e benvenuti voi qui nel mio canale. Sono sempre Giappo Gamer e benvenuti oggi qui su Persona 5 Strikers per continuare questa avventura incredibile nel Giappone, veramente insomma nei giorni nostri, che vede i ladri fantasma andare a combattere contro i cuori più ostili e più duri insomma dei personaggi qui in Giappone. Allora, siamo giunti esattamente alla visione numero 8 di questa nuova serie. Chissà cosa accadrà quest'oggi alla di fantasma. Comunque sì, vi consiglio come sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanella. Allora andiamo a vedere cosa succede quest'oggi in questo nuovo appuntamento di Persona 5 Strikers. Ok, Giappo amici, eccoci qua. Ah, ci sta pure. Oggi c'è il bagno, si può esaminare il bagno, oddio. Ora non ne ho bisogno, giustamente. Allora, parliamo con questo giro, va? Vieni qui all'improvviso. Mi andai di corsa. Che sta succedendo? Non dice niente, va? Andiamo all'esterno. E via un po' che accade quest'oggi. Questo nuovo appuntamento, nuovo episodio di Persona 5 Strikers. Mamma mia, spero veramente di tornare il prima possibile in Giappone. Allora, vediamo un po'. Ok, andiamo di qua. E andiamo alla clinica, va. No, ma che è? Chiusa? Questa è la clinica di cui state parlando? Sì, ma c'è un avviso. Attenzione, chiuso per ferie. No, non ci voglio credere. Parteciperò a una conferenza scientifica e sarò assente per tutta l'estate. Firmato dottoressa Tae Takemi. Cacchio. Vabbè, diciamo cacchio, vabbè. Pessimo tempismo. Almeno possiamo prendere le armi al negozio software di EY, giusto? Il negozio in Central Street a Shibuya? L'ho visto mentre cercavamo informazioni su Alice. Sì, esatto. Comunque, prima andiamo a Shibuya, Giappo. Ok, tuttora, viaggio veloce, apre la mappa. Con il coso qua, vabbè, seleziona destinazione per viaggiare rapidamente in vari punti della città nel mondo reale. Cosa che farò subito. E andiamo a Central Street. Ci sta, insomma, mente fatta in maniera molto fedele alla vera Central Street che sta a Shibuya. Mamma mia, che ricordi, madonna ragazzi. Quanto mi manca il Giappone. Ok, allora vediamo un po'. Spero di tornarci quanto prima. Si aprono i confini, ma per noi turisti, ma la vedo un po' dura. Che è sto blu? Ma che è una porta? Che. Ma che è? È la porta della stanza di velluto. Potrebbero farmi nuovamente comodo i suoi servigi. Farei meglio andare a parlarle. Cavaione. Vabbè, ok, va. Esaminiamo stanza di velluto. Vediamo un po' che dicono. ようこそベルベットルームへ運命の歯車は回り始めたあなたのそしてあなたに迫る厄災のいやけっかあらまこまアスベントーラ今は小さな種に過ぎずまだその力を推し量ることはできませんがあなたの持つ無限の可能性を育むことがその脅威に抗う力となるでしょうでは我が主の代行として私 Allora, farò la vice mio padrone e veglierò su di te lungo il tuo viaggio. Allora, mettiamoci al lavoro, conto su di te. Vabbè, conto su di te. Meno male, va. ご存知の通り、あなたはワイルドの素養により複数のペルソナを扱うことができる. E vai, che culo. 古き人格を捨て、新たな人格を生み出すペルソナの処刑. いわば合体これらを駆使することが弱な意志を持つ者たちを打ち破る鍵今は主が不在のため私専用の処刑器具で合体を取り行いますかつてあなたが宿したペルソナの力を引き継ぐことはできませんですが旅路での新たな出会いがあなたの可能性を引き出してくれるはず Allora, tuttavia questo viaggio farà senz'altro emergere il tuo potenziale se trarrai il meglio da ognuno dei tuoi incontri. Incontri?
Vabbè, se dici tu, cara Lavenza. Farro ti guiderà sicuramente verso la speranza che scaccerà l'imminente rovina. Allora, via un po', lascia fare a me o... Non ho scelta, vero? Non ho scelta, vero? E vai, ok. Dai, coraggio. Allora, altro tutorial, la stanza di velluto. Nella stanza di velluto puoi fondere o rafforzare le tue persone. Tornaci spesso e crea persone sempre più potenti. Ok, ottimo così, bene. Quindi posso fondere due persone per ottenerne una nuova. Spero più potente. Vediamo un po'. Allora, crea una persona, miglioramento delle persone. Registra, evoca persona, registro il prigioniero. Ok, allora, vediamo un po'. Crea nuove persone, vediamo un po'. Allora, fondi diverse persone in tuo possesso per creare una nuova persona. Le persone impiegate nella fusione andranno perse. Per fondere una data persona, il livello di Joker deve essere maggiore o uguale al livello iniziale della nuova persona. Per consigli su come fondere persone potenti, consulta i consigli di fusione nella sezione tutorial. Ok, cosa sai? C'ho solo bicorno qua. Allora, via un po', c'è l'abilità da ereditare. Durante la fusione delle persone puoi tramandare un certo numero di abilità alla nuova persona. In base alla persona però alcune abilità non possono essere ereditate. Bene, insomma. Allora, vediamo un po' cosa possiamo ereditare. Danno da fuoco leggero ad aria. Chance di infliggere in fiamme. Agi, 8 SP, 8 puntazzi. Racunda, riduce temporaneamente la difesa dei nemici in un'area. Ok, quindi riduce la, così si possono attaccare meglio. E Dia, ripristina una bassa quantità di HP a un alleato. Vabbè, io direi Racunda, va. Questa persona è il tuo credimento? Eh sì, sono sicuro. Ok, vediamo un po'. Ecco le due persone, vediamo un po'. Che fa? Coperto. Mamma mia, guarda, è tipo mummificato con le catene. Ma che caspita. Oddio, oddio. Porca la miseria. Eccolo qua. Sono bicorno. Ma bicorno c'avevo pure prima. Vabbè. Le motivazioni impure sono la mia forza. Prenditi cura di questa maschera per me. Ok, eremita livello 4 bicorno. Hai attinto a un nuovo potere. Ok, bene così, caro bicorno. Confermiamo, aperto, a fondo Garu. Ok, bicorno livello 4. Agi, Racunda, zio e Dia. Vediamo un po' allora, ok. Vediamo un po', ma qua zio Dio che danno? Zio, danno elettrico, ah sì, già, giusto, il fulmine. Chance di infliggere fulgurazione, 8 punti, Dia, ripristi a bassa qualità, 6 puntazzi, va bene, ok. Bicorno, Jack o Lantern. E... ok. Puoi anche rafforzare le persone già ottenute. La potenza delle maschere sarà fondamentale per il processo di rafforzamento. Proviamolo subito. Allora, miglioramento delle persone, proviamolo. Vediamo un po'. Un altro tutorial. Potenziare le persone. Spendendo punti persona puoi far salire di livello la tua persona. Usando questo metodo, il livello delle persone può salire solo fino al livello attuale di Joker. Vabbè.
Avanzando nella storia potrai rafforzare le tue persone in altri modi, oltre all'aumento di livello. Puoi ottenere punti persona raccogliendo la maschera di una persona che porti già con te, oppure fondendo o liberando persone. Ok. Inizia scegliendo una persona. Arseno bicorno, ma direi... vai ancora bicorno. A fondo Garu e Rakunda, ok. Confermiamo. Il livello di gioco è insufficiente. Cazzarola. Vediamo un po' Arsen. Ok, livello 3 no, perché abbiamo 885 punti. Cavolo, me ne mancano 35. Va bene, ok. Perché il mio livello è 4, quindi non posso superare il 4. Ma un po' manca arrivare a 3. Vabbè, facciamo il 2, dai. Direi di sì. Sono sicuro. Ok, nuovo livello di Arsen. Fatta la tua persona è cresciuta, puoi ripetere il procedimento per far emergere altri poteri. Le persone possono essere considerate un tuo altro io. Facendolo crescere, crescerai anche tu. D'ora in avanti usa il rafforzamento con saggezza. Ok, Arsen ha imparato una nuova abilità. Bene. Confermiamo, quindi Arsen di livello 3 e Bicorno livello 4. Bicorno prente abbiamo prente, aumentato ulteriormente, che pare ovviamente al nostro livello non può essere superiore al nostro livello, che è livello 4 attualmente. E va bene, ok. Dai, con Bicorno. Va bene, ok. Abbiamo migliorato, bene così. Vedi, registra evoca persone. Le persone ottenute saranno registrate nel registro del prigioniero. Nella stanza di veluto, pagando una commissione, puoi evocare le persone registrate con le abilità che avevano al momento della registrazione. Se la persona è già registrata, registrarla di nuovo. Solo scriverà la voce precedente con le statistiche e abilità della nuova versione. Ok, vabbè. Vedi, evoca persone. Ok. Vuoi ricevere questa persona? Eh sì, sono sicuro, va. Vedi, evoca. Ok, Jack O'Lantern. Cioè un po' come dire alla napoletana. O'Lantern Pixie. Vabbè. Ah, ok, quindi yen. Noi abbiamo 7040 yen. Qui possiamo tranquillamente evocarli pure anche tutti e 4. Ma bicorno, va. Beh. Ah, ok, bene, ok. Quindi, vabbè, magari le altre, ma forse Arsen. Arsen è 1579, più di Bicorno che di livello 4, eh. Vabbè, per il momento andiamo avanti così, dai. Già di ritorno? Sì, è ora di tornare. No, solo un'altra cosa, vediamo un po'. No, no. Già di ritorno? Sì, è ora di tornare, va bene, ok. Yamata, ci vediamo. Alla prossima. Ok, vediamo un po' allora di tornare. Questa cosa delle evoluzioni delle persone non è tanto male. Ma sta qua la ragazza, vabbè. Ehi, ti sei incantato per un attimo. Sicuro di stare bene. Non vorrei che fosse il caldo o cose del genere. Il negozio di Y è proprio qui davanti. Entriamo dentro, forza. Ah, ecco qua il negozio, va. Li esaminiamo. Aspetti, Y dovrebbe essere qui, ma sembra chiuso. Ma è stato tutto in vacanza, ma che è? Il catalogo è chiusura temporanea. Sembra esposto da un bel po'. Che facciamo? Non avere medicine è già un problema, ma senza Y non abbiamo nemmeno le armi. Dobbiamo inventarci qualcos'altro. Raduniamoci per discuterne alle Blanc. Ok, allora andiamo direttamente alle Blanc. E vediamo un po' da fare. Certo, senza armi in casino. Takemi wa natsu yasumi. Buki to ka kuseri kaenei jan. Timing waru sugi daro. 困ったわね。
無防備で異世界に入るわけにはいかないし別の店探すしかないな。でもそう都合よくあるかな。うん、ciullare. Ecco Sofia, grandissima. Nanka yakuni tateru kehai. Watashi de yokereba soudan ni noru zo. No, kiite kure Sofia. Ano ne, jeiru no naka demo tsukaeru dougu o sagashiteru nda. Ainiku, buki to kusuri no chōtatsu saki ga kyūgyō chū da. Kono mama da to isekai sennyū ni shishō ga aru. Chikaku ni ii o mise nai kashira? ネットで頼むのはどうだ？それもありだけど届くまでのラグが厳しいな。それにお医者さんが扱うような高価の高い薬は手に入らないわ。問題ない。ネットは広い。リュウジ、何か欲しいものあるか？あ？欲しいもん？そう、何でもいいぞ。 じゃあ、金の延べ棒。あのね、小学生か。だよ、冗談じゃねえか。つかいきなり言われたからよ。オッケー、注文した。ちょっと待って。あ？注文？じゃあ、バイクミンです。まあ、それはじゃあ、 結構 aspida. Ma meglio di Amazon. Ma che cazzo di pacco è? Tutti hanno un po' paura, eh? Direi. Ryuji, omae ga chūmon shita nda. Ike. Oh, ore ka yo! Preparati, andrà tutto bene, dai. Ma è legale almeno? Dai, andrà tutto bene, dai. Nani ga? Vediamo un po'. Sono curioso pure io. No, sono tutti. Ma cosa è stupita? Ma è autentico.俺の目は細かせ。間違いなく金だな。ありえない。ありえないんですけど。わあ、これでカフェが開けるね。夢みたい。早く交番に届けないと。でもこれは習得物なの？それとも事件？おお、落ち着け。ある、誠。 Vediamo poi, non ci volare. Bene, questo è risolto il problema. Ma veramente mi sa che l'ha creato. Ma comunque, come hai fatto? Hai fatto in fretta, ottimo lavoro. Come hai fatto? ネットで早く届けてくれる業者を見つけた。これなら時間もかからない。ネットで金買いって闇ウェブにでもアクセスしたのか。 Sul dark web. 正解だ、双葉。大丈夫。 法律は破ってない。 Ma, se lo dici te. 支払いは仮想通貨でしておいた。後で振り込みよろしく。 Una criptovaluta. よろしくじゃねえよ! これっていくら? Appunto, いくら? Cioè, quanto è costato? 多分100万. Cancel. Monico, ittoko? Cancel da こんなもん! Mamma mia. Maido, hitori ni kimashita. Goryo arigatoushita. Oh, sei portato via, mamma mia. Nantoka motte kaette moraeta kedo. Jumyou ga chijimatta ne. Mo, Ryuji ga henna koto yuu kara. Iya, masaka honmono kuru toka omowanei daro. Kuchi wa wazawai no moto toyuu ga. 俺も気をつけよう。 だがこいつは使えるんじゃないか? この速さで届くなら十分だ。 ソフィアにいろいろ見つけてもらおうぜ。
それでいいか? Allora, vuoi che lo faccio a giappo? Mi sembra perfetto, continua pure con le consegne, mi sembra perfetto. Ok, già, non demo kaeru youni tehai suru. Sofia Shop, open da. Open. Allora, tutorial, negozio, il negozio online di Sofia. Puoi comprare e vendere armi, protezioni, accessori e oggetti. L'inventario nel negozio aumenta avanzando nella storia o dopo certi eventi. Rifornisciti per bene prima di entrare in una prigione. Ci sono anche negozi che vendono articoli che non si trovano online. Tieni d'occhio le offerte mentre esplori la città. Ok. Bene, acquirente consapevole. これで準備できそうだ。ジェイルの中で何が起きるかわからねえ。しっかり備えていこうぜ。OK, vai col legame livello 2, ritrovo azioni. Ritrovo può infiltrarti nella prigione, usare il negozio online di Sofia e accedere alla stanza di velluto. Avanzare nella storia avrai accesso ad altre funzioni. Allora, infiltrati nella prigione. Discuti, entra nella stanza di velluto. Ma io direi di usare il negozio, chiaro, lo siamo messi male. Vai, usiamo il negozio. No! Ma che figata, vabbè dai, abbiamo 7040 yen. Allora, acquista arma, acquista protezione, acquista accessorio, acquista oggetti e vendi. Possiamo vendere qualcosa? Ma dai, coverci un... Ah, già, tutti gli oggetti abbiamo... Che abbiamo accumulato... Ma il portamonete carino si può vendere, quanti ne abbiamo uno? Vendiamo, tanto te energetico. Mi sa col lingotto d'oro mi sa che si può vendere. Gli HP no, gli SP sono le cose. Punti magia, allora vai, vabbè. Borsetta scintillante 80 yen. Cover cellulare sporca. Poi maggior ragione, pure sporca, cazzarola. Vai così, vendiamo questo qua. Questi altri invece ci riteniamo, va? Ok, allora vediamo un po', acquistiamo, facciamoci un attimo un po' un giro in questo shop. Visto che ci siamo, allora noi possiamo comprare pugnale d'argento o il kukri. Coltello nepalese, usato anche come utensile. Pugnale d'argento con decorazioni splendenti. Attacco 50 e attacco 60, ovviamente costa anche di più. 2400 yen, vediamo un po', Ryuji. Mazza e picchiatore infernale 2000. Morgana. Il falcione 1000. Spada Ryozanpaku. Spada forse brandita da un famoso bandito. Ryozanpaku. Evidentemente giapponese. Anna. La frusta calda per 2000. Fundo Kusari. Catena con un peso all'estremità. Ah, ho capito. Qua voglio comprare per tutti quanti katana anonima. Il gunto, spada senza filo. Makoto, tira pugni delta, presa pesante. Haru, ascia da battimento, ascia da battaglia. Sofia, super yo-yo o assalitore rotante. Porca la miseria, vediamo un po'. Protezioni. Allora, maglietta rinforzata, gilet mimetico. Buntec. Annulla congelamento maglietta spaziale che mantiene la temperatura corporea. Difesa 46. Acquista accessorio. Allora, vediamo un po'. 7000... Ah, no. Ok, abbiamo 7340. Anello della fiamma 2006, tutti 2006. Vabbè, mi fa piacere come essendo un costo fisso, ma una marea di roba, anello psichico. Porca miseria, ragazzi, qua veramente ci passerò le ore. Ok, gli oggetti sono tutti quanti uguali. Acquisto oggetti. Benda adesiva, riparazione rapida. 50 HP a un alleato. 100 HP è un alleato, tè caldo e aspro. Un tè che spazza via la sonnolenza, cura sonno a un alleato.
Gran sussulto. Cura soggiogazione. Ma io una riparazione rapida a 960. Una magari la comprerei. Ok. Rifornimenti oggetti limitati. Quando un oggetto è esaurito dovrà essere rifornito. Oggetti e generi saranno riforniti nel tempo. Provo a ricontrollare dopo uno scontro nel metaverso o avanzare nella storia. Ci sono anche oggetti che non saranno più disponibili all'acquisto e che non verranno riforniti nel tempo. Ok. Poi vediamo un po'. Io direi un'arma la acquistiamo, ma per noi. Ma direi questa a 1600 almeno. Beh, quest'altra attacca 60. Arte popolare esotica. Non esotica, esotica. Però il nepalese, pugnale d'argento 2004. Vabbè, così attacchiamo, va, dai, compriamocelo. Equipaggiamolo. E una protezione ce la compriamo per noi. Direi annulla congelamento e bottiglie per spalle. Gira il medico lince. Un giro indossato dai cecchini per restare svegli e attenti. Maglietta rinforzata. Divisa 34, 44, 36, 46. Ah, ma poi è anche maschile e femminile, poi altre cose. Il Bartek invece è solamente maschile. Maglietta spaziale divisa 46. Quella più alta in assoluto. Vabbè dai, facciamo sta spesa, va? Equipaggio pure, ma sì. Ci mancano 1180 yen. Dai, direi che siamo messi bene così a questi accessori. No, erano tutti 2006, non gliela famo. Va bene, ok. Ok, entra nella stanza di velluto. Ok, qua possiamo anche salvare. Allora va bene, ok. Direi che per oggi va bene così. Ottimo così. E ok, cari giapponesi, eccoci qui nella scheda di Dio di questo Persona 5 Strikers. Allora, anche questo episodio numero 8 della serie termina qui. Sperando che vi sia piaciuto, di lasciarmi più like possibile. Ovviamente commentate, condividete con i vostri amici lungo e largo. Seguitemi i vari social, vi do come sempre essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Mi raccomando, vi aspetto anche nel canale. Iscrivetevi, attivate la campanella per non perdere nessun video. E infine con anche il mio blog su WordPress al link giappogamer.com.blog, dove scrivo news e anche recensioni di videogiochi che riesco a portare a termine sul canale. E allora, cari giappamici, vi ringrazio per essere stati fin qui, vi abbraccio forte e dal vostro Giappogamer per il momento è tutto. Matane e ai prossimi episodi.